Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, ho ripreso in mano Forza Horizon perché ovviamente mi mancavano un pochettino le gare. Quindi niente, ripartiamo subito e facciamoci una bella social racing, perché è l'unica che trovo. Anche non ho capito molto le differenze tra veteran racing e social racing. Mi sa che sono solo, puoi cambiare tipo il cambio, roba del genere. Non è per forza automatico, ma potete metterlo a marcia come volete voi. Io ovviamente per giocare utilizzo il pad normale, visto che col volante ha un piccolo errore, una piccola virata, una piccola svolta, potreste rovinarvi la gara definitivamente. Quindi selezioniamoci subito la macchina. Io ovviamente, essendo classe A, consiglio a chi è nel mio gruppo, cioè io ho un club automobilistico, chi va nel mio garage club, questa è la mia Subaru. Io vi consiglio questa Subaru, ragazzi, di Mafch Brazier, è una bestia. Ovviamente chi è nel mio club, altrimenti chi non è nel mio club, io vi consiglio di farvi una Subaru 22B, sì, Subaru 22B, classe A, così, perché è veramente una bestia. Io ovviamente non conosco perfettamente le caratteristiche di questa macchina, però so che è una bella macchina, quindi aspettiamo che finisca l'intervallo e partiamo subito. Eccoci finalmente in partita, vediamo se riusciamo a vincere questa partita, ovviamente, perché è da un po' che non ci gioco. Stavo giocando principalmente a Call of Duty, ragazzi. C'è stato un buio anche per Call of Duty, poi ho cominciato a giocare a Minecraft, perché ovviamente volevo fare per voi la scritta dei 100 iscritti. Bravo. Dai, grande Subaru, grandissimo. Non driftare. Questo qua. Dai. Grande. Se non vinco, ragazzi, non preoccupatevi, è che mi sto riscaldando, visto che non ci gioco da un pochino. Mamma, grandissima. Ottima curva, ragazzi, ottima curva. E l'abbiamo superati. Ragazzi, visto che siamo cresciuti molto velocemente, siamo adesso a 126, ragazzi. Quindi a me fa piacere. Sono contento che comunque sia a voi vi piacciono i miei video. E questo era quello che volevo ottenere. Non mi interessava molto. Cioè, a me non interessa diventare famoso, ragazzi. A me piace che a voi piacciono i miei video, che voi apprezziate i miei video. A me fa piacere questo. Ovviamente spero che ogni video vi incuriosisca, vi interessi sempre di più. Vai! Cazzo, Subaru di merda. Dai, corri. Ultimo giro, raga. Perfetto. Dai, che cazzo drifti? Vabbè, arriverò secondo, raga, ormai. Questo tipo vedo che è abbastanza fortino, non è male. Topino. Oh, che bellino. Dai. Cazzo di macchina, devi correre. No, non ci credo, perde troppa aderenza, raga. Vabbè, comunque sì, ci siamo divertiti, la prima gara è andata. Allora, non volevo neanche dilungarmi tanto con voi, volevo farvi video un pochettino più corti, magari solo nelle zombate, allungarlo molto, perché magari siete interessati, volete vederlo. Vedete, gli ho anche battuto il tempo, lui ha fatto 40-138, io ho fatto 40-59, ottima partita. Comunque sia. Volevo fare video più corti perché magari vi interessano di più e vi annoiano di meno. Invece zombie, ho visto che comunque sia, lo guardate volentieri, vi piace vederlo, vorreste vedere. Io non posso neanche farvi vedere le stelle, che questa è la cosa brutta di Call of Duty Zombie, l'ultima mappa di Bari. Io non ho potuto farvi vedere l'easter egg perché il mio amico mi ha detto che se io faccio l'easter egg di Bebbo, il mio amico Bebbo 92, che ovviamente mi ha aiutato a fare l'easter egg insieme a lui, se l'ho fatto. Ho giocato, cioè abbiamo fatto l'easter egg insieme su Barried. Però il problema è stato che se io faccio l'easter egg, ad esempio o di Richtofen o di Maxis, in questo caso io ho fatto quello di Richtofen, se io mi metto a fare quello di Maxis non mi legge più quello di Richtofen, e quindi io non posso più vedere il filmato finale della mappa. Cioè dovrei risolvere tutti gli easter egg delle mappe tipo Transit, D-Rise e Barried, come ho già fatto, e sbloccherei un filmato che adesso non mi ricordo, parla Richtofen e Stullinger,
quel tipo mezzo rincoglionito diventa con gli occhi blu. Quindi se io ad esempio dovessi fare quello di Maxis, mi si bloccherebbe completamente l'easter egg. E niente raga, io quindi non posso farvi vedere l'easter egg di Richtofen sul mio canale perché l'ho già fatto. E non me lo fa rifare ovviamente, voglio trovare altre cioè servono altre persone che non abbiano ancora fatto l'easter egg. Comunque sia, ovviamente ancora ragazzi, io faccio questa e volevo chiuderla perché volevo farlo molto corto per voi. Quindi mettiamoci, aspettiamo di nuovo l'intervallo e partiamo subito. Eccoci qui, seconda gara, speriamo questa volta di vincerla. Ho visto un livello più basso stavolta, non ci sono cioè i bracciali argento. Comunque gente molto forte. Dai, ole, andiamo subito raga, cerchiamo di vincerla questa, cerchiamo di vincerla a tutti i costi. Comunque vi stavo dicendo, su Call of Duty, io fossi in voi farei quello stronzo, ovviamente. Io vi farei l'easter egg perché è veramente divertente, un po' lunghetto però veramente divertente. Allargarti, dai. Ero certo. Mamma zio Curre che è passata a tutti! Vai, andiamo raga! Ce la facciamo a vincerla questa? Sì, ce la facciamo ragazzi! Non riescono a tenermi, grandissimo. Il problema di questa macchina raga è che è molto lenta, sappiatelo. È veramente lenta, non so il motivo, però è una bella macchina, tiene perfettamente le curve. Oh. Ma che cazzo ho fatto? Ho sbagliato tutto raga! Avrei potuto avere un vantaggio enorme adesso da questo piccolo errore suo. Invece ho fatto la cagata, vabbè, prenderò il vantaggio di queste curve. Guardate là ragazzi, come si fanno le curve, sì cazzo! Si passa in mezzo. Poi mi sembra di giocare a un giochino che ho scaricato per il mio iPhone, raga. È troppo figo, adesso non mi ricordo come si chiama tipo Mini Racing, roba del genere. È troppo bellino come gioco. Però sono tipo... è come giocare a Forza Horizon, ci sono pezzi di merda che ti colpiscono da ogni lato. Dovreste vederlo. Ovviamente chi ha l'iPhone se lo scarichi. Forse non so se a voi dà fastidio spendere 0,89 centesimi, però è veramente un bel gioco, fa troppo ridere. E poi è bella lunga la carriera del gioco. Sono molte gare, tantissime gare, pian piano si guadagnano soldi. Vaffanculo! Grande, andiamo, ultimo giro. Dai. E quindi niente, anche quel gioco che ho per l'iPhone si chiama tipo Mini Racing, adesso me lo ricordo raga. Però se ovviamente mi mandate un messaggio privato e volete sapere il nome di questo giochino, io ve lo dico. Chi ha l'iPhone ovviamente, poi non so se c'è per Android, io ho solo l'iPhone e niente. E si vince ragazzi, si vince! Grandissimo, abbiamo vinto il miglior giro, 0,43356, grandissimo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io chiudo subito qui il video così non vi rompo i coglioni con questa cazzo di risultati eccetera. Ovviamente avete visto i tempi, ho fatto il miglior giro. Da cura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate. E ovviamente io apprezzo i vostri commenti, apprezzo i vostri mi piace. Mi fa piacere che vi iscriviate al mio canale perché sono contento che vi piaccio. Vi piaccio come youtubers, anche se sono alle prime armi di tutto. Cerco di fare i lavori migliori per voi e questo mi rende felicissimo. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao raga!